New entry, la principessa Lilia, eccola qua, vedete? Ciao. Tutti la vorrebbero, però purtroppo è qua. Lilia, perché una ragazza da buca ad un appuntamento? Appunto, questo mi sembra argomento molto interessante perché a me è successo tante Hai dato buco tante volte. volte? Sì. No, cattiva. Ho vergogna di dirlo, però sì. Cioè, primo motivo può essere come di solito una donna non si sente mai con un uomo solo finché non sta fidanzata, Aspetta, diciamo. io lo dico sempre, però di solito sono le donne che dicono, ma Christian dice cazzate, ok? Quindi un attimo devo ascoltare, prego. Ho sbagliato io? No, fa parte del video, tranquilla. Non Scusa. tagliare. Sì, quindi è possibile che la donna già ha ricevuto un invito dalla parte più interessante che ha voluto, quindi deve cambiare un po' programma per la serata. E secondo motivo, se è stato già primo appuntamento, è possibile che non è andata bene. Cioè, avevamo sbagliato qualche cosa piccola. Ok, quindi abbiamo detto, ti stavi sentendo con più ragazzi e hai scelto il più interessante, e su questo sono d'accordo, ok? Motivo per cui io spesso dico sempre ai ragazzi, dovete essere più interessanti dall'inizio all'appuntamento, perché altrimenti c'è il rischio di venire in qualche modo scartati. Sì, deve essere attivo da subito, non aspettare Do you mai. understand? Ok, poi abbiamo detto che se ha sbagliato il primo appuntamento non può avere il secondo. Altri fattori che ti fanno ripensare? Terza è che succede molto spesso per la propria strategia. Ah, questa Lilia è esperta, Lilia Ormai le sì. No, spesso succede quando una donna si sente troppo coinvolta, il proprio uomo, e decide di metterlo in una prova. Questa è brutta però, cioè nel senso, beh, io da uomo che l'ho già subita, ti dico, questa ragazzi è difficile. Eh sì, però a noi donne piace sempre fare piccole sfide, piace sempre testare uomini prima di capire che un uomo è proprio giusto per Scusami un attimo, guardate che ha appena dato un consiglio, ragazzi, ve lo dico io, enorme. Alle donne piace testare l'uomo. Ossia, la ragazza vuole capire, è di valore realmente oppure me lo sta facendo credere? E quindi vi fa vida buca. Sì, e poi in questo momento è molto importante come reagisce l'uomo, perché si capisce tanto che persona è l'uomo da quello come reagisce a disdette, cose che non gli piacciono. Sono due varianti. O primo può arrabbiarsi, rispondere male, ha Così detto. sbaglia, secondo me. E così mostra sua debolezza. Diciamo che Esatto. una persona non è sicura in se stessa, è debole. E secondo, può iniziare a corteggiare di più la donna. Non lo Può. No, farei. secondo il punto mio, questa strategia più giusta. Ma così te lo ritrovi in mano come un cagnolino o no? Senza esagerare, senza esagerazioni, però mostrare che lui è davvero interessante e che per lui anche lui accetta questa sfida e ti mostra che è davvero interessato, che lui è sicuro in se stesso e fa tutto per ottenere quello che vuole. E secondo me questo mostra anche forza dell'uomo. Ma toglimi una curiosità, quando tu dai buca, e questo è un altro aspetto molto rilevante, rilanci per un altro appuntamento oppure dici guarda, non posso, ti inventi una scusa? No, non puoi mai dire che hai un altro appuntamento No, perché no, fai. dico, scusami, se ho sbagliato, ma mi sono espresso male. Cioè tu gli dici guarda, non ci possiamo vedere mercoledì, ci possiamo vedere sabato oppure non metti un altro giorno a No, disposizione del... comunque di solito lo lasci in riserva. Ok. Diciamo che non lo tagli proprio perché non puoi sapere mai se anche questo appuntamento andrà a buon fine. Quindi. Lilia, ragazzi, tremenda. Sì, quindi puoi dire guarda, sto male oggi, ci sentiamo per i prossimi giorni, non so, ti faccio sapere quando mi sento meglio. Perfetto, adesso voglio dare il meglio di me. Secondo te,
tutte le ragazze fanno così oppure no? Dopo ti dico la mia teoria. Ragazze, vabbè. Punto di vista delle mie amiche, ragazzi che ho tante, tante amiche, tanti fanno così, che danno buca per strategia, intendi? Sì. Danno così, sì, maggior parte sì. Ma sono comunque donne che hanno, tra virgolette, tante possibilità di conoscenza o no? Sì, vari casi, però per esempio a un certo punto tu puoi sentire che esci con un uomo una volta, seconda, terza e vedi che lui ti piace, ti stai innamorando, però lui si sente troppo sicuro, cioè ci sta rilassando troppo, arriva in ritardo, non ti regala più fiori, non ti dà piccole attenzioni e quindi decidi così di svegliarlo un po'. Cioè, dare buca, lasciarlo spazio a pensare se fa tutto giusto, per fare capire che ci può perdere. Furba, furba, dico la mia. Io penso che queste strategie vengano più utilizzate da quelle donne che devono fare selezione. Mi spiego meglio. Se io ho 10 possibilità di appuntamenti con ragazzi, ok, devo fare selezione. Perché? Perché non posso uscire con tutti i 10. E quindi attuo queste strategie anche perché devo ridurre gli uomini da scegliere. Se invece io ho due appuntamenti, un appuntamento, cioè gli do buca a quello, è fine, è finita, no? Quindi questo è il mio Ma pensiero. ti dico che non è sempre così, perché secondo me ogni donna ha scelta sempre, forse a volte non la voglia vedere o li rifiuta subito, è troppo categorica, cioè non voglio vedere possibilità. Molto spesso io davo disdetta e poi stavo a casa da sola, cioè guardavo film solo per fare la figa, cioè, diciamo per farlo pensare, ma dicevo guarda ho un lavoro, devo fare una cosa molto importante e poi alla fine stavo a casa e dormivo. Quindi non è... cioè sì, noi donne siamo un po'... Tremende, tremende. E a parte questa reazione qua che tu hai descritto del corteggiarti di più, no? Se lui comunque rimane più calmo e non diventa, come dire, offensivo, no? Perché magari scatta anche quella scintilla ad un ragazzo che inizia in qualche modo a irritarsi e quasi ti insulta. Comunque, alza la voce. Ti devo dire che c'è anche una quarta possibilità. Molto spesso uomini capiscono che la donna inizia a giocare, che fa questo per provocarlo, e inizia anche lui a giocare. Per esempio, ti dice ok, non ci vediamo, poi ti invita tra una settimana a cena e poi ti dà buca lui. Bella, questa l'ho fatta anch'io. Giusto? E questa è una strategia più cattiva Ragazzi. perché a volte fa innamorare, molto spesso ci innamoriamo stronzi. Assolutamente, bisogna ripagarle con la stessa moneta. Sì, però penso che devi fidarsi sempre ai tuoi sentimenti. Un uomo deve sempre capire se la donna è interessata e valutare se fa queste cose per insicurezza in lui stesso, per insicurezza in lei o fa queste cose perché non gli interessa. L'uomo deve sempre essere abbastanza intelligente e sveglio per capire perché la donna fa certe cose, questo. Ultima curiosità, quante volte sei riuscita a dar buca ad un uomo? Che ne so, ti ha fissato 5 appuntamenti, gli hai dato buca 4 volte e alla quinta sei riuscita a vederlo. Ti dico che con il mio fidanzato che adesso gli ho dato buca, tipo per un mese gli davo buca. Perché mi ho conquistato? Perché lui non ci fermava mai. Determinazione, Sì, scusa? eh? Determinazione, Sì, quindi. è stato molto sicuro in se stesso e cercava modo per rendere utile, rendere interessante, quindi era sempre presente. È molto importante per la donna anche sentire che un uomo è sempre presente nella sua vita, che non la chiama per divertirsi, perché non ha niente da fare o perché ha ricevuto buca lui, ma perché davvero è interessante e vuole essere presente nella tua vita. Bella, mi è piaciuta un sacco questa intervista, sei stata molto di aiuto Grazie. sicuramente. Qui da Cristian e Lilia, stavolta è tutto, ciao.